Abbiamo visto quali sono le premesse del manifesto Taranto Città Viva, che abbiamo chiamato proprio così Taranto Città Viva per dare proprio l'idea di energia, di forza, che vuole venire fuori, che vuole spendersi per disegnare una prospettiva per questa città. E allora, innanzitutto, io chiederei a voi ragazzi, voi nuove generazioni, future classi dirigenti di questa città, innanzitutto come oggi pensate che ecco, una analisi dell'attuale situazione tarantina. Come vivete oggi voi la città? Antonio Edoardo Favale, docente presso il Dipartimento Universitario Ionico, ci fa un primo preambolo. Grazie direttore, senza voler togliere né tempo né opportunità a questa pregevolissima antologia di gioventù tarantina che vedo qui riunita e di cui in parte ho contezza anche personale, essendo stati alcuni miei studenti, altri miei giovani studenti, io esordisco e giustamente da guida mi sento di poter concludere anche con una provocazione. L'Unione Europea ha chiaramente stabilito nelle proprie direttive che la crescita economica dei distretti periferici e delle realtà post-industriali debba passare obbligatoriamente attraverso la cultura della creatività scientifico-tecnologica e la conseguente innovazione scientifico-tecnologica. Io oggi, da giovane docente universitario, posso fare una provocazione. Abbiamo a Taranto, probabilmente, per la mia esperienza, 100 è un numero figurativo, anche di più, 100 giovani laureati la cui contezza dei processi di know-how, di innovazione tecnologica, indispensabili per superare e la monocultura dell'acciaio e la chiusura in cui è rimasto bloccato il processo evolutivo tecnologico e anche da un punto di vista dell'indotto industriale stesso di Taranto. Abbiamo a Taranto 100 giovani laureati che sono probabilmente, ovvero presumibilmente, finanche migliori dei decisori istituzionali preposti alla decisionalità di eventuali operazioni logistiche per la città, che potrebbero sbloccare la monocultura dell'acciaio, sbloccare la famosa città portuale, questo Mediterranean Taranto Port Hub di cui tanto si parla e di cui io stesso mi sono occupato di recente a dicembre, con degli articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali, ma c'è un ma importante. Quale interlocutore istituzionale potrebbe, ovvero dovrebbe, prendere in considerazione, sotto forma di incubatore di idee, come entità anche pubblica o parapubblica, questo lab, questo laboratory fatto di giovani menti, di giovani professionisti, studenti, di giovani laureati, per poter far sì che le loro conclusioni, i loro dossier, le loro relazioni non possano e non debbano quindi essere ignorate dagli enti decisori istituzionali? Questo è uno dei ponti cardine da un punto di vista tecnologico, scientifico, culturale che io oggi osservo mancare del tutto per Taranto. Manca completamente questo raccordo tra il decisore istituzionale da un lato e il giovane professionista che per primo può implementare quella crescita e quello sviluppo scientifico-tecnologico di cui, come ho ricordato prima, l'Unione Europea osserva essere fattore fondamentale per lo sviluppo, ma di cui oggettivamente partiranno anche, da cui partiranno oggettivamente anche tutti quei finanziamenti che potrebbero poi essere creativamente utilizzati in quel processo di rivalutazione tecnologica. Karen Ricchiuti, specializzanda in strategie d'impresa. Sì. La cultura d'impresa forse manca un po' a Taranto, sbaglio? Sì, direttore, grazie per la parola. Allora, io vorrei rifarmi un po' al preambolo del professor Favale, che ha essenzialmente racchiuso i punti fondamentali, i cardini che la nostra città vive attualmente. Ci troviamo in una situazione complessa che è un po' la risultante della storia che ha un po' pervaso Taranto. Taranto non è riuscita a svilupparsi come avrebbe dovuto, non le manca nulla, è caratterizzata da tanti fattori che potrebbero essere essenziali allo sviluppo della stessa città. Ora purtroppo dobbiamo analizzare questi fattori che la rendono
forse unica all'interno del Mediterraneo, e questi fattori devono essere analizzati per poter ricostruire la città e rifacendosi non solo all'amministrazione uscente che dopo anni purtroppo si trova in una situazione di cumuli, di macerie, e quindi va del tutto risanata. E questa è un'opportunità importante che la città deve sfruttare a suo favore. E possiamo dire essenzialmente che i giovani in questo momento possono e si spera debbano rivestire un ruolo essenziale all'interno di questa situazione, facendo sì che i giovani laureati, ma anche le nuove generazioni, possano condividere elementi, idee, pareri, e quindi andare a ricostituire, a costituire la società nuova. Quindi un completo risanamento della situazione attuale, ma anche una ricostituzione mediante i cardini cui la città di Taranto è madre. I giovani devono poter svolgere un ruolo importante. Giuseppe Lamanna, studente di economia. Abbiamo sentito questi primi interventi. Cosa possono fare i giovani per Taranto e come i giovani oggi vivono la città? Sì, io ringrazio il direttore dell'iniziativa di avermi dato la parola. Parlando da studente, posso dire che la situazione sicuramente non è semplice. È un problema, secondo me, abbastanza attuale e, secondo me, non impossibile, tuttavia, da risolvere. È la grande disinformazione che è presente fra i giovani, soprattutto di argomenti che dovrebbero interessarci maggiormente, soprattutto per poter auspicare a un rilancio della nostra città. Le soluzioni non sono tante. Se davvero intendiamo rialzarci da tali situazioni difficili, prima di tutto è da fare un grande lavoro di sensibilizzazione su dei temi di cui purtroppo tanta gente non parla, non intende parlare. E poi sicuramente la rinascita riparte naturalmente dai giovani, perché la città è naturale che possa avere un futuro sicuramente più roseo, e sono, secondo me, sono proprio i giovani che possono rappresentare la rottura rispetto al passato. Io penso che la sfida di informazione, di sensibilizzazione delle nuove generazioni non sia impossibile. Soprattutto auspico a un dibattito, un paragone che possa ripartire dai contenuti, dai programmi effettivi, reali, tangibili, e soprattutto che si smetta di parlare alle nostre generazioni alla pancia, generalizzando su tutto e facendo di tutta l'erba un fascio, in sostanza. Penso che la novità possa essere rappresentata dai giovani, dagli studenti, dalle persone che hanno dei sogni e che penso che saranno disposti a tutto per realizzarli. Leone, grazie. Claudio Leone, studente, lavoratore e anche impegnato politicamente. Claudio, Giuseppe Lamanna ha buttato sul tavolo un paio di concetti che mi sono sembrati importanti. Il primo è la disinformazione che c'è tra i giovani rispetto alle problematiche della città. Spesso si vive di una informazione molto superficiale, strisciata sui social network e poco approfondita, e poi ha detto bisogna evitare la strada più facile, più breve, di parlare alla pancia, e invece qui c'è bisogno di testa, non di pancia, no? Beh, diciamo, innanzitutto voglio fare i complimenti al direttore Enzo Ferrari e alla redazione, perché si dimostra sempre innovativa. Infatti il fare un dibattito come questo, in cui ci sono varie sensibilità, ci sono varie rappresentanze, poi è ancora più bello in quanto giovanili, è sicuramente uno diciamo, strumento... Diciamo, scusate, ti interrompo, qui sono rappresentati, diciamo, anime politico-culturali differenti, sì, e questo è ancora più bello, perché proprio dal confronto possono nascere innanzitutto le idee, ma anche quei ponti che ci aiutano poi a non ergere muri all'interno della nostra città. Per questo è importante questo lavoro che state facendo, a mio modo di vedere, e vi ringrazio anche per questo, in quanto cerchiamo anche attraverso i social, che a mio avviso sono uno strumento bellissimo. Non sono uno che è contro l'informazione sui social, credo che è uno strumento che forse anche gli operatori classici dell'informazione devono iniziare a utilizzare in maniera più innovativa. Infatti questo esperimento del Taranto Sila, ripeto, è bellissimo e accattivante.
La pancia purtroppo è quella che abbiamo visto sia dai risultati del referendum in Inghilterra quanto dall'elezione di Trump negli Stati Uniti, che è stato eletto dicendo cose assurde che speriamo non faccia, speriamo che non mantenga le sue promesse. Probabilmente sarà l'unico politico che sarà amato se non manterrà le promesse che ha fatto. La pancia è sicuramente quello contro cui dobbiamo lottare, perché in questo momento la città vive un momento di passaggio. Noi siamo sotto le ceneri, perché è innegabile, la nostra classe dirigente, parlando in generale non solo di politica, classe dirigente in senso lato, ha vissuto di un rapporto di sudditanza con la grande industria nel nostro territorio. Questo è innegabile. E infatti la nostra città, che è una città importante del Meridione, è la città che credo abbia anche sia ancora il terzo PIL del Meridione peninsulare, perciò parliamo di una città molto importante anche a livello strategico nazionale. Nel momento in cui abbiamo vissuto le crisi aziendali e le crisi dell'industria grande o dell'industria pubblica, che era quella della Marina Militare, è entrato in crisi tutto il settore. Da un lato però sotto la cenere si vede anche che c'è un fuoco che arde forte, e lo possiamo ci sono vari esempi che io posso fare tangibili, che ho visto con i miei occhi. Posso fare l'esempio della startup innovativa Urban Labs, alla cui inaugurazione ho avuto il piacere di partecipare con altri amici la settimana scorsa. È una startup innovativa a vocazione sociale che sta facendo alternanza scuola-lavoro ai ragazzi delle nostre scuole superiori, che si occuperà di alta formazione, di programmazione, di digitale, tecnologia, che sono quegli strumenti fondamentali di cui ha bisogno il nostro territorio per uscire da questo momento di crisi. Un altro esempio che secondo me sono i punti cardini da cui dobbiamo ripartire per poter creare uno sviluppo parallelo. Io parlo di sviluppo parallelo, non alternativo alla grande industria. È Impretal, la zona industriale che sta nascendo a Talsano, nella zona del cimitero di Talsano. Lì è un incubatore di innovazione, un incubatore di tecnologia, soprattutto è un incubatore di partecipazione, perché non so se ci siete stati, c'è un co-working in cui ci sono tanti giovani che vengono aiutati nella realizzazione dei propri sogni. E sogni, un'altra parola bellissima che ha utilizzato Giuseppe, questa terra ha bisogno di sogni. Chi vuole diventare classe dirigente, si spera nuova, innovativa, di questo territorio, sicuramente deve mettere in atto degli strumenti che possano rendere questi sogni realizzabili. E lì per esempio si fa questo: un giovane entra con un sogno in una struttura e grazie a dei professionisti e degli imprenditori sviluppa il suo sogno e può renderlo possibile. Perciò come incubare, come accelerare un'idea, perciò renderla da idea a progetto, da idea a impresa. Questo a mio avviso vale anche nel mondo giovanile. Allora, un grande favore che dobbiamo fare ai giovani è di non chiuderci nel recinto delle politiche giovanili. Importantissimo, i giovani devono essere centrali nelle decisioni importanti della città, e ve lo dico con contezza, perché i nostri giovani, i nostri laureati, anche chi si laurea a Taranto, e noi ne parliamo poco, ma il Politecnico di Paolo VI sforna professionalità alte che vanno a fare successo in tutto il mondo. E perché non qui? E perché non qui? E perché non andarci a prendere tutti questi ragazzi che stanno fuori ma che amano questa terra e che vogliono tornare? Ce li dobbiamo andare a prendere uno per uno, però li dobbiamo offrire gli strumenti per rendere il loro sogno realizzabile. E questa è la grande sfida contro la pancia e per la testa. Poi signori, che la pancia sia arrabbiata è chiaro, è anche legittimo, che la è legittimo ed è giusto, perché il nostro territorio di botte ne ha prese tante e dobbiamo rimediare assolutamente. Andrea Piepoli, diceva un studente di giurisprudenza, anche Andrea è impegnato politicamente, diceva Claudio Leone, finora noi ragazzi siamo stati chiusi nel recinto delle politiche giovanili, magari i politici più grandi delle generazioni più in là con gli anni ci hanno dato la pacca sulla spalla, le politiche giovanili si elaborava qualche concetto, il più delle volte rimasto sulla carta, magari con poca concretezza poi nello svolgimento dell'attività amministrativa. Invece i giovani, mi sembra di capire, voi avete voglia di recitare un ruolo da protagonisti di primo piano anche in vista delle prossime elezioni, o sbaglio? Assolutamente sì. O quantomeno avvertite questa necessità? Assolutamente sì, mi associo anch'io nei ringraziamenti al lettore per averci invitato qui.
il futuro di Taranto è sicuramente oggetto di tantissime discussioni all'interno del gruppo. Io tengo a spezzare una lancia in favore del concetto di politica. Il concetto di politica, secondo me, è stato fin troppo pesato da false generalizzazioni. Per me, e noi lo coltiviamo questo all'interno del nostro gruppo, la politica è il più importante impegno civico che una persona possa adottare. È un atto d'amore. Noi lo intendiamo come un atto d'amore che si fa innanzitutto verso se stessi, perché è una forma di miglioramento, di affinamento delle proprie capacità e delle proprie conoscenze. Ma prima di tutto lo si fa verso la propria comunità, che può essere la comunità cittadina, studentesca, universitaria. La gente, da quando si è cominciato a distaccare dalla politica, di conseguenza si è avuto un declino di ogni aspetto della nostra società. Invece, partendo da noi ragazzi, proprio perché siamo distaccati da passati interessi, siamo slegati da qualsiasi tipo di legame con il passato, dobbiamo tornare protagonisti della scena politica per riprendere, per far sì che la politica torni a quelle connotazioni naturali e primordiali che presenta, ovvero l'impegno indefesso, gratuito verso la propria città. Noi ci interroghiamo spesso, e il futuro di Taranto è stato anche oggetto di una nostra iniziativa che abbiamo svolto nella Brive dell'anno scorso, intitolata Su cosa puntiamo. Noi abbiamo somministrato, come ha detto il collega dei Giovani Democratici, i social network sono uno strumento indispensabile per chi vuole fare politica. Noi cerchiamo, anche per riprenderci quel luogo di protagonismo all'interno della politica, cerchiamo di stare più tempo possibile tra la gente in piazza, dove si avvertono le reali esigenze delle persone. E abbiamo somministrato questo sondaggio rivolto esclusivamente a studenti, a ragazzi, intitolato Su cosa puntiamo. Su cosa puntiamo? I ragazzi di Taranto su cosa vogliono puntare? Cosa volessero loro da questa città? Cosa è emerso? Abbiamo raccolto più di 250 opinioni. È interessante constatare come si può dividere il tutto in due macrogruppi. Il primo è legato ad aspirazioni, speranze lungimirante, legate anche a delle piccole e grandi utopie. Il secondo macrogruppo invece possiamo ritenerlo invece dal punto di vista un po' più contingente, un po' più pratico. Nel primo viene inserita l'università. In un periodo anche di difficoltà economiche, gli studenti mostrano una grandissima sensibilità e anche di rispetto nei confronti delle proprie famiglie, ritenendo che l'università a Taranto, e quindi un allargamento dell'offerta formativa di un'aggiunta di facoltà, possa essere un ottimo strumento sia per andare incontro alle esigenze e ai problemi economici, sia come strumento anche di rilancio cittadino. Il secondo anche aspetto importante è legato al turismo. Secondo gli studenti di Taranto, il turismo, e quindi la sua sfera, tutti i suoi aspetti secondari, la cultura enogastronomica, la cultura del mare, gli stabilimenti balneari, è un aspetto poco curato dalla politica e dall'amministrazione di Taranto. E poi c'è un altro aspetto, il secondo macrogruppo, dove invece rientrano gli aspetti un po' più contingenti, un po' più pratici. Gli studenti giovani lamentano la mancanza di decoro all'interno della città, pulizia, maggiore controllo e assenza di attività da svolgere all'interno della città. Noi riteniamo, abbiamo avuto anche il modo di parlarne, che l'università, e quindi trovare un modo per renderla, magari il professore potrà dirci meglio, il sogno di rendere, di portare l'università autonoma qui a Taranto, certo. Un sogno che c'è una legge che lo vede purtroppo che prevede massimo di tre atenei all'interno, certo, della regione Puglia. Tesi come atenei sì, però ci sono altre interessantissime possibilità, quali i centri di ricerca avanzati e i centri logistici avanzati, cioè quelli deputati a fare ricerca scientifica ed eventuale alta formazione post laurea specificatamente su temi, su issues definiti, per esempio lo shipping del Mediterraneo, centro logistico nazionale italiano e partenariato Sud Europa per lo shipping euromediterraneo, sede di Taranto. È una realtà che adesso non sto dicendo a parole, ma mi viene di dire è simile a quel ponte culturale che tu vuoi. Stiamo cominciando ad esplorare alcune possibilità. No, perché una città
che lascia andare via i propri giovani non ha una responsabilità e di avere lungimiranza e attenzione per il futuro. Non possiamo permetterci più di far andare via ragazzi, perché prendiamoci chiaramente, io sono una persona che ha scelto volutamente di rimanere a studiare a Taranto, poteva come tantissimi altri miei amici andare a studiare fuori. È ovvio che si va spesso fuori per cercare un'offerta formativa migliore, e spesso forse neanche è vero, ci sono dei pregiudizi intorno a questo. Guarda, spezzo una lancia a favore di questo tuo coraggio e dico, qua siamo tutti sopravvissuti. Anche io potevo fermarmi in Inghilterra e avrei insegnato a Oxford, invece ho scelto la Puglia da quel punto di vista, perché mi sento che fare ricerca scientifica oggi e pubblicare sullo shipping del Mediterraneo e su processi di internazionalizzazione da un dipartimento mirato, ancorché per adesso periferico ma molto supportato dall'Ateneo Centrale di Bari, possa essere una opportunità, non essendo passate poi, lasciami passare questa versione poetica, troppe primavere, da quando anche io ero studente, mi viene da dire che avete avuto tutti un atto di coraggio in questo senso. Tengo, okay. Mi posso intromettere sul discorso? Cioè, facciamo concludere il concetto a ovviamente, ovviamente l'università non bisogna interpretarla semplicemente come ecco, un allargamento dell'offerta formativa, come la possibilità di lasciare, di far rimanere gli studenti qui a Taranto. L'università presenta anche un indotto non indifferente, che è quell'indotto che forse anche gli studenti stessi cominciano a intravedere e a pretendere: attività da svolgere a Taranto, corsi aggiuntivi da fare, conferenze. Poi possiamo dire una cosa sulla vita all'università. Perché a Taranto ha pesato l'assenza dell'università in questi decenni? Secondo il mio punto di vista, perché l'università è il luogo deputato alla formazione delle classi dirigenti, e a Taranto è mancata, Leone non è molto d'accordo, ora ci dirà perché, è mancata proprio la formazione delle classi dirigenti. Leone. Io credo che non sia, no, io non ci credo a queste volontà dall'alto. No, io non parlo di volontà dall'alto, cioè, dico nel senso, che oggettivamente non c'è stata. Oggettivamente forse la politica tarantina, non quella odierna, quella da sempre, non ha visto le potenzialità di sviluppo di questo. Magari, non lo so, io sono una donna dell'89, magari negli anni precedenti si pensava che ci potessero avere altre risorse per questo territorio che potevano essere più importanti rispetto all'università. Oggi sicuramente il mondo è cambiato, c'è bisogno di invertire la tendenza. Certo. E se ho capito bene lo spirito, vorrei lanciare una provocazione. Vediamo qui un po' come la pensiamo anche tra di noi. Sentiamo. Sento leggere in questi giorni di ristoro ambientale rispetto a... Io sul ristoro ambientale ovviamente credo che nessuno possa qui a questo tavolo essere contro, perché comunque sia il nostro territorio, merita di... Però non mi piace personalmente che passi il concetto che ristoro ambientale significa mettiamo una pietra su tutto e andiamo avanti. Credo che ciò che sia mancato tra la grande industria e la città sia stato un rapporto. La città ha sempre avuto un rapporto nelle sue classi dirigenti di sudditanza alla grande industria. Va invertito. Oggi va fatto un rapporto di collaborazione tra la grande industria e la città. E qui la provocazione. Chi verrà ad acquisire Ilva S.P.A. tra, non si ispira tra, a breve? Perché non richiedergli di investire in una fondazione universitaria che svolga queste funzioni che il professor Favale ci ha elencato? Perché lì è in quello che lui dice che c'è il futuro, ossia nel formare dei professionisti che siano in grado di far decollare il nostro porto. Il nostro porto non può più essere relegato a una funzione di scarico da una nave di container e ricarico. Noi quei container li dobbiamo aprire. Deve essere una delle nostre prime ambizioni come classe dirigenti, far sì che quei container siano aperti e ciò che c'è dentro lavorato, che si crei veramente industria e retroportualità, ciò che non è stato fatto. Quindi la tua proposta è: chi acquista l'Ilva deve investire quantomeno sull'università, ma sul territorio in generale. Io posso partire per favorire, per agevolare la formazione dei giovani. Allora, su questo voglio fare un'altra provocazione. Sì. Noi a Taranto abbiamo il Politecnico, di cui parliamo, ho già detto che a mio avviso se ne parla poco, perché il Politecnico di Taranto, di Bari, sede di Taranto, ha delle potenzialità veramente grandi. Io ne ho conosciuti, conviviamo in pratica con i ragazzi delle associazioni del Politecnico. Com'è possibile che in una città come Taranto, che ha uno stabilimento industriale tra i più grandi in Europa, non vengano a studiare da tutto il mondo
nel nostro Politecnico per studiare cosa succede all'interno della fabbrica. E io ancora parlo con i miei colleghi universitari che mi vengono a dire: no, io nel Politecnico non ci sono mai entrato, nello stabilimento IVA non ci sono mai entrato. E cavolo, tu ti stai prendendo una laurea in ingegneria ambientale, civile del territorio, non sei mai entrato nel più grande... Cioè, immagino che un'altra città avrebbe creato le condizioni per far diventare il Politecnico, la sede di Taranto, una sede importante da cui vengano studenti da tutto il mondo per studiare il caso. Sentiamo cosa ne pensa Karen. Sì. Allora, io credo che per quanto riguarda l'ILVA, lo stabilimento industriale di Taranto, occorrerebbe proprio attuare politiche di bonifica, quindi andare a risanare completamente il terreno in cui si trova questo stabilimento siderurgico, che è, possiamo definirlo come il più importante d'Europa. Però purtroppo ciò non basta, non è importante che sia il più importante d'Europa. Il problema è andare a risanare il territorio in cui questo stabilimento si trova. Non solo, questo stabilimento purtroppo ha causato nel corso dei decenni, possiamo dire, delle problematiche ambientali gravissime che hanno investito non solo il territorio circostante, quindi la parte più esposta è prevalentemente la zona Tamburi, come ben sappiamo, però vi sono attualmente dei problemi anche relativi alla salute dei cittadini, e quindi sarebbe importante andare proprio a rifarsi alle basi di questo stabilimento siderurgico, andando quindi a bonificare il terreno e di conseguenza cercare di migliorare la salute del territorio e anche quella dei cittadini. Grazie. Direttore, mi consenti di collegarmi brevemente e in conclusione, almeno da parte mia, e quindi ringrazio anche gli astanti, al discorso che faceva prima Claudio. Fermo restando che la proposta industriale, soprattutto le proposte a livello europeo di reindustrializzazione, seguono ormai dei protocolli ben definiti, perché sono stati definiti a suo tempo anche dalle direttive dell'Unione Europea, faccio presente quanto sia vero quello che ho proposto all'inizio, e cioè tu chiedevi giustamente perché all'industria di turno che viene a rilevare, oppure per rilevare e bonificare, non viene fatta quel tipo di proposta di ricerca. Perché quella proposta si basa su un concetto di innovazione tecnologica diffusa, cioè quanto adesso stiamo sperimentando, come tu affermavi, in una scala di valore molto piccolo, ad esempio nel laboratorio di Talsano. Il problema a questo punto però diventa politico. Se attraverso la cultura della creatività tecnologico-scientifica si può realizzare il partenariato industriale con la città, è o non è il primo attore possibile il municipio, cioè il governo cittadino, che ha la responsabilità, lo ricordo anche secondo la legge, del controllo di sanità, ambiente e territorio? Se non è il municipio a proporsi come primo attore nei confronti anche della nostra università, che con coraggio l'Ateneo Centrale continua a mantenere, così come il Politecnico Centrale di Bari continua a mantenere, ma se siamo privi dell'attore municipale cittadino, fondamentalmente quindi del sindaco e della giunta del governo cittadino, come si potrà un domani proporre una rivalutazione tecnologico-scientifica all'attore industriale che andrà a rivalutare l'ILVA, laddove è logico, al contrario ed invece, e do ragione a Claudio, che sarebbero possibili protocolli di studio, protocolli di ricerca, laboratori di studio e ricerca, addirittura corsi di laurea e post laurea basati su quell'esperienza. Ma questo è quel profondo collegamento, quel ponte tecnologico-scientifico che la dipendenza politica, e non già l'indipendenza che è mancata, per quanto mi riguarda anche degli studi compiuti, storico-politici, è mancata a Taranto negli ultimi 30 anni, avendo essa vissuto come città gli ultimi fulgidi momenti negli anni 80. Antonio, ma il manifesto Taranto Città Viva è proprio questo, cioè certo, l'input affinché la parte migliore della città offra il proprio impegno per restituire a Taranto il ruolo che è mancato negli ultimi anni. Giuseppe. Sì, io mi permetto di esprimermi in merito al punto che ha esposto precedentemente Andrea sul fatto che sarebbe naturalmente fantastico, no, che la nostra città possa avere una sede universitaria autonoma. Però io mi permetto di sentire, per il semplice fatto che secondo me
è necessario parlare ed esprimersi su proposte e progetti effettivamente realizzabili. Io penso che per, come posso dire, migliorare una determinata situazione non è necessario sempre ricercare la novità che deve essere raggiunta a tutti i costi. Noi abbiamo due atenei a Taranto, di ingegneria e di economia, abbiamo anche la sede di giurisprudenza, che sicuramente sono dei punti di forza, i luoghi del sapere, i luoghi della cultura. Bene, io per ciò che mi riguarda potrei dire sicuramente intanto dobbiamo sapere ciò che abbiamo, potenziamo, rivalutiamo, però non mettiamo da parte, perché sono presenti tantissimi servizi per noi studenti, le biblioteche dove poter ripetere, tanti spazi per studiare. Quindi noi, secondo me, però penso che sia un problema di forma mentis a questo punto, dobbiamo parlare, dobbiamo essere, come posso dire, coscienti della fortuna che abbiamo noi a Taranto, che è secondo me già un importante centro universitario, già con gli atenei che ha a disposizione. E sostanzialmente il lavoro che è da fare nei confronti dei giovani è proprio fargli rendere conto che effettivamente a Taranto la materia su cui lavorare è presente. Non è necessario sempre proporre novità su novità, perché sennò, secondo me, poi si finisce per gettare fumo in faccia alla gente. Ripartiamo dal presente, rivalorizziamo e rimettiamoci in discussione, però partendo dall'esistente. Poi, se è possibile, naturalmente, pensare più in grande è possibile, però intanto la fortuna che abbiamo è presente, non accantoniamola. Io ragionerei così. Sentiamo prima Piepoli, sì, così. No, io, insomma, io vorrei vedere gli studenti di medicina a Taranto, io vorrei vedere gli studenti di tutte le facoltà di economia a Taranto. Perché ci dobbiamo accontentare? No, questa è la mediocrità che ha condannato Taranto. Però imparare a rispettare. Questa è la mediocrità che ha condannato Taranto, e a me dispiace che, insomma, dei ragazzi volino così bassi, perché comunque sia, rendiamoci conto che il problema dell'università a Taranto non è un problema dell'aspirazione, è un problema prettamente politico. C'è una legge che vieta l'esistenza di un quarto ateneo qui in Puglia. Dove sono i nostri deputati? Dove sono la nostra classe dirigente? Ha capito, le leggi non si possono contestare, non possono essere cambiate, non si possono fare proposte. Non condanniamoci alla mediocrità. I studenti di Taranto devono poter vedere oltre il proprio orticello. Poi dico una cosa in merito al dipartimento ionico eccezionale che abbiamo qui a Taranto. Ha avuto un calo di iscrizioni netto quest'anno. Perché? Tutti e due, però, perché secondo voi c'è stato questo calo di iscrizioni? Perché da un lato vengono posti degli ostacoli dallo stesso unità centrale del Ministero di Bari, che spesso impedisce a Taranto di potersi esprimere al meglio, ecco. Poi anche io ho visto in giro per Taranto striscioni giganteschi dell'Università di Macerata, dell'Università di Camerino, che vengono a pubblicizzare qui a Taranto l'iscrizione ai propri atenei. Io non ho visto a Taranto venite a iscrivere i vostri studenti all'Università di Taranto. Quindi anche una campagna mediatica a favore di tutto ciò. Questo, secondo me, è un problema serio con l'università, perché se ci guardiamo intorno, dov'è quella classe anagrafica effervescente che porta quel cambiamento? I ventenni a Taranto sono pochissimi. Quella fascia generazionale che porta le novità, che introduce le novità, la creatività, la passione qui a Taranto, in ogni aspetto, non soltanto nell'aspetto accademico, formativo, nell'aspetto commerciale, imprenditoriale, non c'è. Perché? Perché sono tutti altrove. Quindi dobbiamo aspettare e sperare che questa gente, una volta che si è formata fuori, venga qui a Taranto? Non è utopia. Sono speranze che si possono realizzare con una seria politica, una politica che non mostri irresponsabilità e sudditanza, come ha fatto magari con l'Ilva, ma che sappia battere fortemente i pugni sul tavolo e andarsi a prendere ciò che si spetta. Siamo, come ha detto l'amico dei Giovani Democratici, il terzo PIL del Sud Italia, quindi è una città che ha la forza di una grandissima rivendicazione. Non condanniamoci alla mediocrità, secondo me, almeno noi ragazzi che dobbiamo sperare al meglio. Ovviamente anche a me piacerebbe che ci fosse l'Università di Taranto. Esiste una legge che non lo permette, le leggi si possono cambiare.
Mi sarebbe piaciuto vedere anche l'Expo a Taranto, mi piacerebbe vedere anche le Olimpiadi a Taranto, i mondiali di calcio. Questo significa giocare con la pancia delle persone. Io parto, e sono molto d'accordo con ciò che ha detto Giuseppe, parto dall'analisi di ciò che è possibile domani, anche perché noi se siamo qui per parlare comunque di città e di competenze che comunque hanno a che fare con enti locali, immagino. Perciò in questo momento andare a parlare del mio quanto del tuo onorevole non credo che sia produttivo, credo che sia proprio controproducente, perché magari ci distoglie da ciò che veramente possiamo fare per Taranto. Perché c'è il calo di iscrizioni a Taranto? L'università a Taranto, a mio modo di vedere, fino a qualche anno fa non è stata caratterizzata sulle caratteristiche, sulle peculiarità della città. E rientra proprio il discorso che facevo prima del Politecnico e di Ilva. È normale, io non posso mai appendere per le altre città, per Milano, uno striscione che ho scritto vieni a iscriverti all'università a Taranto, non di Taranto, a Taranto, se non offro qualcosa che sia effettivamente migliore delle altre università. Siccome noi questa possibilità ce l'abbiamo, io più che chiedere una legge ad hoc sull'università di Taranto, io cercherei di concentrarmi su come far funzionare bene ciò che di buono c'è, perché poi d'altronde il Politecnico offre un livello alto e lo stesso vale anche per le altre facoltà. Allora iniziare a integrare, a caratterizzare l'università sulle peculiarità della città, e in questa maniera noi potremo andare anche dallo studente giapponese o dallo studente belga che magari non ha uno stabilimento con un'università nello stesso capoluogo, nello stesso comune in cui andare a studiare, a formarsi. Noi possiamo dire tu dal Belgio vieni a Taranto. E lì poi potremmo creare anche ciò che è parallelo, ciò che è economia, ciò che sono le case dello studente. A Taranto non c'è la casa dello studente, non esiste. O tutto ciò che può essere anche formazione collaterale, che può essere innovazione. È normale che questo non accadrà mai. Perciò cerchiamo di concentrarci su ciò che possiamo realizzare, anche perché questo di migliorare ciò che c'è, ti dico che non è un discorso prettamente politico. Perché credo che così come non posso essere contro io migliorare ciò che c'è nell'università a Taranto, non puoi essere contro neanche tu. Allora immagino che se si riuscisse a creare per esempio, questo è un esempio, ovviamente non è risolutivo, una fondazione in cui le industrie investissero per poter creare dei corsi specialistici su Taranto, dove puoi andare anche a mettere le mani negli stabilimenti industriali e attrarre studenti da tutto il mondo, credo che neanche tu possa essere contro. Poi magari tra 10 anni saremo tutti e due in Parlamento, la faremo insieme, tu da destra e io da sinistra, la lotta per avere l'università a Taranto, però cerchiamo di parlare di ciò che possiamo realizzare in 5 anni, al massimo in 10, ma io dico in 5. Riusciamo a trovare una sintesi? Ma se me la sintesi è che comunque sia c'è un desiderio da entrambe le parti di vedere questa città frequentata assiduamente, vissuta da studenti, che ci sia quel fermento culturale, di innovazione che soltanto la presenza massiccia di studenti può portare. È ovvio che innanzitutto il progetto universitario di Taranto non è nemmeno una nostra invenzione, ci sono un sacco di comitati ben più autorevoli del sottoscritto che portano avanti questa battaglia da una vita, perché Taranto, anche per questioni geografiche, in quanto si trova vicino a regioni, le regioni limitrofe, le province limitrofe possono anche essere sedotte da questo progetto universitario di Taranto, è un progetto che viene portato avanti da tantissime persone. È un desiderio, comunque sia, che si declina in diverse maniere, quello di vedere università, più formazione, più progetti qui a Taranto. Ovviamente si declina in tante maniere, questa cosa. Quindi o che diciamo una cosa, su un punto mi sembra che siamo d'accordo, sia che si tratti di università di Taranto, sia che si tratti di migliorare e perfezionare l'esistente, mi sembra di capire che comunque tra voi è forte l'esigenza di fondare sull'università il percorso futuro della città. Questa è una cosa che viene dal basso, sì. Cioè se questo sondaggio che abbiamo fatto, io poi il direttore le posso anche dare i dati, abbiamo tutto registrato, li abbiamo mandati anche agli assessori, poi purtroppo gli assessori sono cambiati velocemente, quindi prendo un lavoro perso.
dobbiamo rispettare anche ciò che ci viene detto da studenti, perché ormai non tutti possono più permettersi di mandare a studiare i propri figli fuori. Questo mi sembra un altro aspetto, vi sentite poco considerati, mi sembra di aver capito. Significa costringerci ad abbandonare questo territorio. Poi magari gli studenti di economia e di giurisprudenza possono trovare ovviamente una loro ottima dimensione, però poi lasciamo andare via tantissima altra gente che magari ha un amore incondizionato verso questo territorio, ma poi si ritrova a dover andare per forza. Qualcuno fa dei sacrifici enormi per poter rimanere fuori, altri invece hanno la possibilità di farlo tranquillamente. Però secondo me l'obiettivo della futura amministrazione è quello di riuscire a trattenere il maggior numero di tarantini, di ragazzi tarantini, nel momento in cui finiscono le superiori. È pensabile, per tornare al manifesto Taranto Città Viva, riuscire a istituire una sorta di laboratorio, un contenitore di idee proposte da portare avanti anche con la prossima amministrazione comunale sul tema dell'università e dello sviluppo? Dipende dalla sensibilità della prossima amministrazione comunale, insomma. No, boh, dai, io credo comunque sia che questi laboratori già esistano, perché ci sono associazioni universitarie che fanno tanto lavoro e che noi apprezziamo, chi ha un orientamento, chi ha un altro, ma noi li apprezziamo tutti, comunque sia i giovani che si danno da fare sono sempre da spronare. Io più che il fatto di non sentirci considerati, questo magari può valere per noi che viviamo un contesto politico e che comunque cerchiamo per natura di avere un'attenzione sempre maggiore. Io credo che i ragazzi oggi, una volta usciti dalle scuole superiori, quando non vedono sbocchi, non è che siano molto a pensare, a girarci intorno, o chi va a lavorare o chi va a studiare, fanno le valigie, se ne vanno fuori. E io su questo sono d'accordo con lui. Il nostro primo obiettivo deve essere quello di creare un futuro all'altezza delle aspettative di questi giovani che escono dalla scuola. E penso ai giovani del Battaglini, per esempio, una scuola che tutti gli anni va alle Olimpiadi della Matematica. E vince. Noi a questi giovani dobbiamo pensare, dobbiamo poter dargli una visione di un futuro che sia all'altezza delle loro aspettative, gli spetta. Anche per, e non è per loro, però questo sia chiaro, è per noi che siamo qui, perché questi ragazzi vanno fuori e trovano fortuna altrove. Ci sono tanti. Non dobbiamo morire, cioè, dobbiamo crocifiggerci noi che rimaniamo qua. Lo dobbiamo fare noi che siamo qui per noi. Non per loro, perché loro sono ragazzi che andranno fuori a fare fortuna. E per il territorio, se amiamo la nostra terra, che lo dobbiamo fare. Le possibilità, a mio avviso, non si possono creare senza, intendo le possibilità poste là, non si possono creare senza la presenza dell'Università Taranto oppure di un ordinamento ionico più allargato, di un dipartimento ionico più allargato. Ciò non si può fare perché, come stavo dicendo prima, l'università costituisce un indotto non indifferente, un indotto che innanzitutto è da analizzare sia dal punto di vista imprenditoriale, commerciale, perché l'università, proprio vista la presenza di studenti, porta alla formazione di attività mirate al soddisfacimento delle necessità degli studenti. E poi anche un'altra forma di indotto, che è quello legato alla formazione, alla possibilità di specializzarsi magari in ambito legale, in ambito scientifico, la creazione magari di gruppi di studi che possono assistere lo studente laureato qui sul territorio. Ma chi lo deve fare oggi? Quale studio legale può aprire le porte agli studenti se gli studenti sono sempre di meno qui a Taranto? O quale studio medico? Senza un'università tutto questo è impossibile, quindi non possiamo neanche dare quella formazione necessaria allo studente che magari ha studiato fuori, vuole venire qua per potersi affermare e poter acquisire una formazione necessaria, ottima, qui a Taranto. Ultimo giro di tavolo. Allora, Karen, abbiamo ascoltato questi interventi sul ruolo, sulla funzione che può avere l'università per noi giovani, ma per il futuro della città. Ecco, una università più collegata all'industria risanata e a quella che noi crediamo essere la molla di rilancio del nostro territorio, cioè l'attività portuale, la logistica, no? È realizzabile questo tipo di ponte tra università e industria? Allora, io credo proprio di sì, però bisognerebbe partire a valle, quindi andare un po' a rivedere tutti i punti inerenti sia al polo industriale sia al polo portuale. Quindi bisognerebbe creare un collegamento che diciamo andrebbe
essenzialmente a fortificare quelli che sono i collegamenti già esistenti tra il porto e l'indotto. Però ovviamente in questo contesto un ruolo essenziale svolgono i giovani. E quindi importante è creare un'informazione, quindi un legame esistente tra disinformazione e informazione. E io penso che si può fare, però occorre lavorare molto, e i giovani credo siano il futuro di questa città, e si spera possano riuscire in questo intento, in questo ideale. Giuseppe, quindi siamo tornati al concetto iniziale, l'informazione che diventa fondamentale. E, diciamo prima, all'inizio della nostra chiacchierata, i ragazzi spesso non sono informati sulla realtà cittadina, sui processi politici e sui processi economici della città. Sì, naturalmente l'informazione riveste un ruolo fondamentale. Noi poi dobbiamo dare, secondo me, una definizione esaustiva di ciò che intendiamo per informazione. Informazione, secondo me, significa dire al ragazzo: guarda che la nostra città ha una serie di potenzialità che tu puoi sfruttare, che tu puoi fare tue. E noi dobbiamo dire ai ragazzi: guarda che noi abbiamo una potenzialità esistente, che se tu sei davvero determinato ne puoi fare tesoro. Poi naturalmente, io ripeto sempre, secondo me fra noi ragazzi c'è un problema di forma mentis. Io parto dal presupposto che la politica risolve l'interesse generale, no? Non risolve l'interesse individuale. Quindi dire a un ragazzo che sceglie di studiare a Taranto, che sia sede di Bari, che sia sede di Taranto, è un ragazzo che, se ha il desiderio di emanciparsi, di realizzarsi, del riscatto sociale, beh, ce la mette tutta, si mette in gioco. E io, per rispondere ad Andrea prima, che diceva che noi ragazzi spesso, dato che non è presente la facoltà degli studi di Taranto, se c'è lo stemmino, no? Poi ci accontentiamo. No, noi ci accontentiamo della mediocrità. Io ti posso fare benissimo un esempio. Il ragazzo è serio, è disciplinato, che ha determinazione, se decide di studiare a Taranto, così come se decide di andare fuori, è sempre un fatto individuale. Cioè il ragazzo benissimo che sceglie Taranto, che si impegna e che si può realizzare, rimane in corso, dà gli esami, ha un progetto, si interessa dei problemi. Il ragazzo che invece va fuori no, sì, può andare fuori per lasciare Taranto, per lasciare l'esistente. Però poi il futuro è sempre lui a deciderlo, starà lui a decidere se rimanere in corso. Quindi diciamo questo, che possiamo semplificare dicendo questo, che andare via da Taranto deve essere una scelta, non un obbligo. È una scelta rimanere, e il fatto che sono presenti dei ragazzi che rimangono, e perché non perché evidentemente non hanno, come posso dire, esaminato il panorama generale della situazione. Evidentemente sono ragazzi a cui Taranto piace, che danno una speranza alla città, danno una speranza non soltanto sull'esistente ma su ciò che si può fare in futuro. Però per fare, naturalmente, secondo me serve fare la giusta informazione e parlare di proposte effettivamente realizzabili, che poi possono essere anche discusse ed esplicate da noi ragazzi senza problemi. Però ripeto, proposte effettivamente realizzabili e non, secondo me, parlare di progetti sospesi che però naturalmente fanno gola e sono facilmente, come posso dire, possono essere facilmente fraintesi, soprattutto da una generazione giovane come la nostra generazione. È davvero facile da ingannare, e noi dobbiamo fare la giusta informazione, secondo me. Gli interventi conclusivi, Leone e Piepoli. Università e sviluppo mi sembra che siano due binari che in qualche modo devono incontrarsi per essere parte fondante della Taranto che andremo a costruire. Diciamo innanzitutto che in questo momento abbiamo comunque sia degli strumenti importanti, che sono quelli forniti dai tanti fondi che sono in procinto di arrivare, molti sono anche arrivati per alcune infrastrutture come per esempio nel porto. Abbiamo questa grande occasione di poter dare una visione diversa di città futura, ovviamente. In base a questo, credo che in questo momento la cosa più importante che serve e che servirà nei prossimi anni, nei prossimi 5-10 anni alla città, è la guida politica. La guida politica che debba dare una visione di questa città da oggi a 10 anni,
che poi ciò che certe volte viene a mancare in questi momenti preelettorali in cui c'è tanto fermento, però forse qualcuno ha più idee di posizionamento politico che non effettivamente di visione a lungo termine della città, che forse è anche quello che è mancato a quest'ultima amministrazione, perché d'altronde cose sono state fatte, cose buone, cose cattive, io credo che molte cose non siano state proprio fatte onestamente. E tra le cose buone, per esempio, proprio sull'università, non si può negare che portare l'università da quella sede di via Upton, io me la ricordo, abito lì vicino, portarla in Città Vecchia è stato un'accusa molto importante, molto bella e ben riuscita, in quanto si è riusciti a recuperare grazie all'università quel pezzo di Città Vecchia, si è riuscito a dare all'università un immobile di pregio altissimo, perché chiunque ci sia entrato ha visto quanto è bella la sede di giurisprudenza di Città Vecchia, come sia diventato bello quell'angolo di Città Vecchia. Poi ovviamente c'è tanto da fare, perché da lì si parte, per ora ci sono i progetti di Open Taranto presentati da Invitalia per quanto riguarda appunto lo sviluppo urbanistico e architettonico della Città Vecchia, ma posso pensare a un'altra cosa dove noi giovani siamo stati ascoltati, siamo stati anche ricevuti dal sindaco per quanto riguarda l'insediamento della caserma dei Carabinieri in via Duomo, in Palazzo Fornari, che siamo ancora in attesa nonostante i lavori, sembra che tutte le prescrizioni siano state attuate, c'è anche la targa, l'ho vista con i miei occhi nell'ufficio del sindaco, perciò a breve dovrebbe essere inaugurata. La sicurezza è uno dei vettori di sviluppo di questo territorio, dei moltiplicatori di sviluppo. Comunque non possiamo pensare che la Città Vecchia, con il cartello di zona a traffico limitato attaccato su Palazzo Fornari, e poi vedere motorini, tre ruote che ci sprecciano, io sono sicuro che se lì ci fosse la caserma dei Carabinieri, non dico che non passano più, ma sicuramente farebbero il giro, di fronte non passerebbero più. Perciò credo che ci sia tanto da fare, però bisogna fissare dei paletti effettivamente realizzabili. Comunque sia la città viene da tanti anni di crisi profonda, proveniente anche da amministrazioni precedenti, perciò questo sia il momento un attimo di avere una guida politica salda, che sia in grado di portare a termine il grande lavoro che si potrà fare sulla Città Vecchia, che può essere un propulsore di sviluppo proprio per quei ragazzi che si laureano e che vogliono restare a sviluppare le loro economie sul territorio, quello che può essere anche l'integrazione col museo, col Castello Aragonese, l'integrazione con il vario patrimonio della Marina Militare, che comunque sia un patrimonio importante. Perciò una vision integrale della città sotto ogni punto di vista. E poi per concludere, quindi guida politica che finora, secondo quello che è venuto fuori in questa chiacchierata, è mancata, e una visione. Come nuove generazioni, in che modo pensate di poter incidere nella costruzione di questa visione e nel fare in modo che Taranto abbia una guida politica? Ma noi dobbiamo essere costantemente vigili. Appena vediamo che qualcosa non va, dobbiamo reagire, dobbiamo segnalare il problema, dobbiamo scatenarci in tutte le nostre forme possibili. Troppi anni sono stati persi e sicuramente, visto anche insomma, l'arrivo di fondi europei, di progetti interessanti, perdere il treno per la prossima amministrazione significa affossarsi per altri 5 anni. Questo non è possibile. Taranto è una città che rivendica tantissime cose e quindi non possiamo assolutamente permetterci noi ragazzi di lasciare nelle mani di persone insomma non rappresentativi innanzitutto di tutti quanti e poco credibili, prive di suggestioni, prive di visioni a lungo termine per questa città. Non possiamo lasciare il governo di questa città a questa gente. Inoltre io voglio aggiungere questa cosa: la storia di Taranto si fonda con l'industria. Noi abbiamo avuto uno dei più importanti arsenali d'Europa, la Marina Militare e l'Ilva. Io credo che il futuro di Taranto sia in una teoria che poi ha sviluppato un nostro caro amico che è Angelo Mellone, che è la teoria della sommatoria, ovvero riuscire a vedere la coesistenza di più fattori fra di loro. L'esistenza magari dell'Ilva e del turismo e dell'università
purché il fattore più grande, più importante, più pervasivo rispetti la delicatezza e la sensibilità degli altri elementi. Insomma, questo deve essere l'obiettivo della prossima classe dirigente, riuscire ad governare, ad, come in una grande orchestra, riuscire a sincronizzare tutti questi aspetti che rendono Taranto una città importante, con un passato industriale importantissimo che non può essere gettato al vento da qualche liberal qualunquista, ambiental qualunquista, anzi dice Marlone se non sbaglio. Rispettare quella storia e cercare di incanalarla verso un futuro che deve essere sicuramente poi la base dei progetti di Taranto. Bene, università, sviluppo, costruzione di una visione, torneremo a parlarne con il manifesto Taranto Città Viva, torneremo a parlarne ancora con voi.